Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG delle ore 13.30. Andiamo con le ultime notizie. È iniziato questa mattina nell'aula della Camera il dibattito sulla fiducia al governo Draghi. Il Presidente del Consiglio lo ha seguito dai banchi del governo. La discussione generale è andata avanti fino alle ore 12 e riprenderà proprio a brevissimo dopo la sanificazione dell'aula. Quindi riprenderà alle ore 13.30 ed andrà avanti fino alle ore 16. La nuova pausa per la sanificazione sarà poi fino alle ore 18 e poi la replica del Presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di voto saranno dalle 18.30 alle ore 20, quando avrà inizio la chiamata per la votazione di fiducia. Fiducia larga con 262 sì, 101 in più rispetto a quelli che basterebbero per avere la maggioranza politica e 40 voti contrari per il nuovo governo Draghi. Invece in Senato solo due gli astenuti, quella su cui può contare l'ex presidente, è una maggioranza molto ampia, ma che a Palazzo Madama non supera il record dell'esecutivo Monti, pari invece a 281 voti favorevoli. A schierarsi contro oltre 19 parlamentari di Fratelli d'Italia sono 15 senatori dei 5 Stelle, altri 8 5 Stelle invece non hanno partecipato alla votazione, ma due risultano assenti, giustificati. Il capogruppo del Movimento a Palazzo Madama, Licheri, avverte comunque che quella targata 5 Stelle non è una fiducia incondizionata. Non dia mai per scontato il nostro sì, perché noi, mi permetta questa licenza verbale, le romperemo le scatole, ha dichiarato in aula. Oggi quindi alle ore 20 il voto alla Camera ha slittato di 2 ore rispetto al primo appuntamento per ragioni di diretta TV sollevate da diversi gruppi. È arrivato puntuale ieri il bollettino di aggiornamento Covid-19 per quanto riguarda l'Italia, divulgato dal Ministero della Salute. Sono stati 12.074 i nuovi casi di coronavirus, contro invece 10.386 delle 24 ore precedenti. In aumento anche i tamponi, che sono stati 294.411, oltre 20.000 in più delle 24 ore precedenti. Ma il tasso di positività registrato registra appunto un leggero rialzo e si attesta al 4,1%, più 0,3% rispetto alle 24 ore precedenti. È salito anche il numero dei decessi, 369 contro i 336 della giornata precedente, per un totale vittime da inizio pandemia di 94.540. Ancora in discesa invece i ricoveri, in terapia intensiva si sono registrati 31 pazienti in meno, con 113 ingressi nel giorno 17 febbraio, per un totale di 2.043 persone ricoverate. Mentre quelle ordinarie sono 189 in meno rispetto alla giornata precedente. Anche l'unità di crisi della Regione Campania ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul nostro territorio per la giornata di ieri 17 febbraio. Si certificano 1.575 nuovi positivi, di cui 135 identificati tramite test antigenici rapidi, di cui sintomatici 52. I test effettuati del giorno sono stati 20.469, di cui 2.427 antigenici, per un tasso di incidenza del 7,69%. I deceduti sono stati invece 14, di cui 8 nelle ultime 72 ore e 6 in precedenza, i guariti invece 862. Questo il report invece di posti letto su base regionale: su 656 posti di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 107, su 3.160 di degenza ordinaria ne sono occupati 1.301. Come ha comunicato anche la Regione, prosegue la campagna vaccinale in Campania, che prevede progressivamente l'inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito. Nei prossimi giorni potranno accedere alla piattaforma dedicata alle adesioni anche le forze dell'ordine e la polizia municipale. L'unità di crisi della regione comunicherà poi le modalità di registrazione. Prosegue infatti l'impegno della Regione Campania finalizzato all'alta ricerca scientifica sul Covid-19. L'Istituto Pascale e l'Università Federico II, grazie ai fondi stanziati dalla Regione medesima e che stanno portando a risultati di assoluto valore scientifico, grazie anche alle eccellenze campane nel campo della ricerca medica, hanno individuato un'altra variante del Covid-19, mai individuata prima in Italia nella giornata di ieri. Si tratta, ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca, di una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato tempestivo e utilissimo che conferma l'importanza di aver finanziato questi studi, la necessità dell'adozione di misure straordinarie nazionali da parte del governo per non vanificare il programma di vaccinazioni, che è pienamente in corso e che rende ancora più indispensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteggiare l'epidemia. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone risultato positivo,
positivo al Covid-19, grazie alla collaborazione tra i laboratori, appunto, della Pascale e della Federico II. Giuseppe Portella della Federico II ha individuato il caso altamente sospetto in tempi rapidissimi, grazie alla sua equipe e a quella di Nicola Normanno del Pascale, che ha scoperto una variante del Covid-19 mai descritta fino a questo momento in Italia. Sono infatti immediatamente partite poi tutte le procedure previste, a cominciare dal tracciamento dei contatti. Questa mutazione è stata anche trovata nelle varianti sudafricane e brasiliane. Sono allo studio eventuali risposte negative all'azione anticorporale dei vaccini. Scacco all'impero della grande distribuzione alimentare questa mattina in Sicilia. Il Tribunale di Palermo, infatti, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha sequestrato il patrimonio di 150 milioni di euro dell'imprenditore Carmelo Lucchese. Nell'operazione hanno preso parte oltre 100 militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, che ha messo, i sigilli alle aziende, alle quote societarie, immobili, conti correnti e soprattutto polizze assicurative e auto del soggetto indagato. Come scrive l'ANSA, l'oggetto del sequestro è la società Gama Group, con sede legale a Milano, che gestisce 13 supermercati tra Palermo e provincia, contestualmente affidata a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Palermo. La Procura della Repubblica ha consentito di evidenziare come Lucchese fosse vicino alla criminalità organizzata, non inserito in essa, ma colluso. Regalare agli studenti un'istruzione ordinaria in presenza costante e con la continua tutela della propria salute. Questo è l'obiettivo della città di Salerno, che ha avviato già nella giornata di ieri la campagna di tamponi molecolari nelle scuole cittadine, in accordo con il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in collaborazione con la fondazione Ebris. A parlarne è stato il primo cittadino, Vincenzo Napoli. A Salerno vogliamo che la scuola venga vissuta in piena sicurezza. Con uno sforzo enorme abbiamo avviato dall'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II la campagna di tamponi molecolari nelle scuole cittadine. Gli studenti del plesso Alemagna sono stati bravissimi, così come il corpo docente, che li ha rassicurati, e gli operatori sanitari, i quali hanno avuto un approccio professionale, ma anche estremamente umano e delicato. Con i dirigenti scolastici lavoriamo in grande sinergia. È fondamentale che loro seguano tutti i protocolli e segnalino immediatamente i casi di positività, perché se gli screening non sono accompagnati da una vigilanza puntuale da parte dei dirigenti e da parte delle ASL competenti, allora tutto ciò sarebbe vano. Chiedo a tutti massima responsabilità e rigore nella comunicazione e nell'applicazione dei protocolli. In Italia centinaia di cantieri bloccati a Somma Vesuviana, e noi li apriamo. Nel nostro paese è in corso un grande piano di decoro urbano con strade nuove, marciapiedi nuovi. È necessaria la collaborazione di tutti i cittadini. Abbiamo ultimato i lavori anche in via Gobetti, via Fosso dei Leoni, strade centralissime del nostro paese. Il Covid non sta fermando la nostra città, i programmi e i progetti per una Somma migliore. Numerose sono già le strade rifatte nella zona di periferia, ed ora continueremo con costanza ed immediatezza nella realizzazione del nuovo manto stradale. Lo ha affermato Salvatore di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, comune nel napoletano. È un primo grande piano da 900.000 euro. Per la prima volta nella storia di Somma, in via Cupa di Nola, zona periferica, sono stati realizzati nuovi marciapiedi, ma anche un nuovo manto stradale. Marciapiedi nuovi su un tratto lunghissimo che va dalla zona dello spartimento, ha affermato poi Stefano Prisco, assessore ai lavori pubblici nel comune di Somma Vesuviana, fino a salire all'incrocio con via Marigliano. Siamo dinanzi al segno tangibile dell'operatività dell'amministrazione guidata dal sindaco di Sarno, nell'interesse della propria città, partendo dalle periferie per poi spostarsi al centro. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento relativo alla pandemia da Covid-19 sul nostro territorio. Nella giornata di mercoledì 17 febbraio sono stati registrati 128 nuovi positivi a fronte di 2.100 tamponi processati, per un tasso di incidenza che scende ol di oltre 2 punti percentuali, arrivando al 6,3%. Il numero dei guariti è stato di 173 unità, mentre purtroppo 4 sono stati deceduti. Caserta è in cima attualmente per numero di contagi, con 243 casi attivi, seguita da Maddaloni con 205 e da Marcianise con 181. Divulghiamo anche gli ultimi dati sulla campagna di vaccinazione sul territorio casertano, che sono stati forniti dall'ASL di Terra di Lavoro. Con riferimento al pomeriggio di ieri, sono 29.475 le prime dosi somministrate e 15.140 invece i richiami effettuati. Passiamo adesso invece alla pagina sportiva e parliamo di Napoli, andata dei sedicesimi di
di finale di Europa League. Il Napoli è impegnato questa sera alle ore 21:05 in casa del Granada e Gattuso dovrà fare i conti con le tante assenze. Tornerà dal primo minuto Fabian Ruiz, con scelte però obbligate per il tecnico, visti i soli 13 elementi della rosa a disposizione. Ci sono tra i convocati infatti tantissimi Primavera, negli spagnoli invece mancherà Soldado, con Molina che giocherà come prima punta. Andiamo a leggere un attimo velocemente le formazioni. Il Granada si schiererà con una difesa a 3 insolita, 3-4-3, con Silva, Duarte, Vallejo e Sanchez. A centrocampo ci sarà l'ex Lione a dirigere l'orchestra Gonalon, con Herrera e Fulquier ai suoi lati. Invece Neva, Matisse, Molina e Kennedy. Davanti nel Napoli, formazione obbligata perché in porta c'è solo Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Maximovic e Mario Rui formeranno la difesa a 4, centrocampo a 2 con Lobotka e Fabian Ruiz. Politano, Elmas ed Insigne invece agiranno alle spalle dell'unica punta, Osimhen. Passiamo invece alla Casertana, che ieri ha sbancato il Ceravolo di Catanzaro per 3-0 al termine di un'ottima prestazione che conferma tra l'altro il grande momento dei falchetti di Guidi in piena lotta per la zona playoff. A decidere il match le reti, tutte nella seconda frazione, di Scogliamiglio su Autorete, Carrillo e Matos nel finale di gara. Andiamo noi ad ascoltare invece le parole del secondo di Guidi, Cupi, e del portiere dei falchetti, Avella. Sì, hai detto le cose giuste. Abbiamo fatto un primo tempo organizzati. Sapevamo che incontravamo questa squadra motivatissima e forte per ambire su un altro campionato. Siamo stati bravi, un po' fortunati il primo tempo, abbiamo un po' sofferto, ma poi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, che aspettavamo. E poi il secondo tempo, invece, soprattutto dopo che l'abbiamo sbloccata, abbiamo fatto bene. Abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, cercando di fare le cose che sappiamo fare. Certo, la nostra filosofia è questa, come dice sempre il mister, di giocarcela con tutti, per cui anche quando incontriamo squadre di blasone più forti, cerchiamo di imporre il nostro gioco. Abbiamo dei ragazzi, secondo me, eccezionali per quanto riguarda la professione che fanno. Lo fanno con molto impegno e ci mettono tutto il cuore, perché venire qui a Catanzaro e fare una prestazione del genere, nonostante, ripeto, abbiamo fatto il primo tempo un po' in difficoltà, però sono ragazzi che poi amano questa maglia, amano il gioco che proponiamo, per cui siamo molto soddisfatti di questa prestazione. Sì, penso che la squadra abbia fatto una prestazione eccezionale perché è stata brava dove non si riusciva a esprimere proprio in modo eccelso il nostro gioco. Siamo stati molto bravi a soffrire, a difenderci bene e poi a sfruttare le occasioni nel secondo tempo che magari sono state poche, ma siamo stati molto cinici e siamo stati bravi soprattutto in questo. Detto sinceramente, ci hanno un po' schiacciato, soprattutto all'inizio. Siamo stati bravi a difenderci, secondo me bravissimi, perché tante occasioni hanno sventate anche i ragazzi in difesa. Noi di solito prestiamo alti, ma non riuscivamo in questa partita. Siamo stati bravi anche ad adattarci appunto all'avversario e quindi secondo me è stata una prestazione eccezionale di tutta la squadra perché mo ci vuole, ha avuto un grandissimo spirito di adattamento in base alla partita. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.